Il progetto è nato nel 2008 quando Napoli annaspava nella spazzatura ed è allora che io, giornalista di carta stampata, sono andata sul web e ho costruito il mondo di Souk per accendere un faro su Napoli e fare in modo che il talento di Napoli venisse esportato in tutto il mondo. E quindi ho pensato che testimonial migliore di Napoli non poteva non essere Jean-Noël Schifano con il suo dizionario Amoureux de Naples, che noi vogliamo tradurre come dizionario appassionato di Napoli. È una Bibbia per il visitatore, ma ha avuto anche il merito, finora edito da Plon in Francia, alla quarta edizione, di incrementare i turisti dalla Francia verso Napoli. Se siamo europei è che siamo prima di tutto napoletani. L'Europa si è stratificata prima a Napoli, si è sviluppata altrove, non ha tenuto il migliore di Napoli, peccato, e deve farsi delle iniezioni napoletane per diventare più umana, più colta, meno xenofoba e più aperta al mondo. Ecco, Napoli è non è soltanto una città, è una civiltà, è una capitale, è rimasta capitale. Guardate Roma com'è. Roma adesso è in sfacello, eccetera. Allora dicono anche i giornali di sinistra: facciamo la capitale a Milano, sarebbe un errore madornale, come rifarla a Torino, a Firenze. Bisognerebbe farla a Napoli. Finché Napoli non ha, con la sua potenza creatrice, con la sua intelligenza, con la sua cultura, con i suoi 3.000 anni, non sarà alla testa di questo paese non esisterà. SOS Partenope, 100 artisti per il libro della città, è un progetto editoriale che avrà il clou nella mostra dal 7 al 17 aprile a Castel dell'Ovo per sostenere il progetto di crowdfunding della traduzione del libro di Schifano, coinvolgendo gli studenti del Suor Orsola Benincasa e del liceo artistico Palizzi. Un dizionario appassionato che in 80 storie accompagna i cittadini e i turisti alla scoperta di Partenope, della sua vera essenza e dell'importanza che ha nella cultura europea. Questo dizionario mette tutte le basi, tutti i pilastri della casa Napoli perché Napoli sia al centro dell'universo europeo. Un dizionario è fatto freddamente, un'enciclopedia di voci, gli A, B, C, eccetera. Comincia con l'Averno, finisce con Zoccola e in mezzo c'è tutta la civiltà napoletana con diversi ingressi. Dunque, tramite questa esperienza, questa conquista, diciamo, dell'intelligenza, della cultura, del modo di vivere, dei nutrimenti spirituali e materiali di Napoli, riesco con 600 pagine di enciclopediche a far sì che ogni voce è come un racconto, reale della città di Napoli. Un editore del nord può pubblicare Saviano, non mi può pubblicare, perché metto troppo in avanti e indispensabile la civiltà napoletana. E questo dà fastidio perché c'è sempre questo astio, questa gelosia profonda, storica, verso Napoli da parte di Milano, Torino, eccetera. L'umanesimo attuale, se non si nutre di Napoli, passa accanto alla vera vita. Se non riconosce l'anima carnale di Napoli, passa accanto alla sua vita. Un libro di passione e appassionato di Napoli, scritto da un intellettuale tra i più prestigiosi della nostra Europa. La città si fa editrice di questo libro, quindi diventa un editore collettivo attraverso cui appunto identificarsi e valorizzarsi. Quando si tratta di Napoli, del suo orgoglio, della sua bellezza, ma soprattutto dell'attualità del messaggio che l'umanesimo di Napoli può trasmettere in questo complicato e travagliato mondo, le energie più avvertite, sensibili e combattive sanno farsi avanti e nessuna ca, come si dice, aspetta short, ma cerchiamo di costruirci noi un migliore avvenire, sapendo che questo può avvenire solo in un mondo che cambia.